Eccoci qua con Marco Gasparinetti di Terra e Acqua. Che tipo di opposizione farà Terra e Acqua? Sarà un'opposizione molto creativa e anche diversa da quella che è l'opposizione classica dei partiti, perché noi siamo civici e intendiamo restarlo, quindi non facciamo parte di uno schieramento precostituito. Valuteremo di volta in volta la bontà dei provvedimenti proposti dalla Giunta e degli emendamenti proposti dalle altre opposizioni per fare anche fronte comune dove ce ne sono i presupposti, e sicuramente faremo proposte nostre anche utilizzando lo strumento che lo Statuto Comunale prevede da un quarto di secolo che nessuno ha mai usato, ed è quello della petizione popolare, che permette a chi lo desidera di sottoporre al Consiglio Comunale una proposta raccogliendo 300 firme autenticate, in modo tale che il Consiglio Comunale sia chiamato a deliberare entro 30 giorni su quella proposta. Questo è uno strumento di cui sicuramente faremo uso e saremo i primi a farlo. Uno degli elementi emersi da queste elezioni è una sorta di frattura tra terraferma e città d'acqua. La vostra lista si chiama Terra e Acqua, come si può fare per rinsaldare questa frattura? Noi ci siamo dati questo nome proprio per ricomporre la frattura. Il tempo è stata l'unica cosa che ci è mancata per completare l'opera, perché come sapete Terra e Acqua si è presentata come soggetto politico il 1 luglio e si è scelta che andato a sindaco il 16 luglio, quindi abbiamo avuto 2 mesi di tempo. Però abbiamo gettato le basi, o se preferite, abbiamo sicuramente piantato radici anche a Marghera, anche a Mestre. Sono radici di un albero che richiede tempo per crescere, per dare fiori e poi frutti, ma noi intendiamo continuare l'opera iniziata, perché l'ingresso in Consiglio Comunale che si realizza oggi è l'inizio di un percorso. Abbiamo 5 anni di tempo per completare l'opera e rafforzarci in mezzo alla gente, perché questa è la nostra vocazione, restare in mezzo alle persone e portare in Consiglio Comunale le istanze del territorio. Territorio che nel caso di Venezia è effettivamente presente a differenze importanti fra Marghera, Mestre, Venezia e le isole, Lidono e Venezia, e ogni ambito territoriale ha delle sue istanze che noi cercheremo di portare in Consiglio Comunale. Questione Pili, attualità, c'è qualche novità che potrebbe addirittura provocare qualche scossone? Noi abbiamo denunciato già nel 2017 le anomalie di una situazione in cui c'era un misterioso imprenditore cinese a cui Comune ha venduto 2 palazzi al prezzo di 1, perché sul palazzo Pario Papadopoli era stato fatto uno sconto significativo rispetto al valore indicato nel piano delle alienazioni, e avevamo sospetto che questo acquisto di 2 palazzi da parte di un imprenditore cinese potesse essere collegato ad altro. I giornali di ieri hanno dato conferma alle nostre ipotesi di lavoro, perché quello stesso imprenditore era stato contattato per le bonifiche dei pili, con una potenziale plusvalenza per il sindaco in carica pari a 95 milioni di euro, e cominciamo a chiederci in effetti se quelle trattative che hanno visto un ruolo a quanto pare diretto del capo di gabinetto, del vice capo di gabinetto, del sindaco Dario Donadini, non configurassero una qualche forma di scambio che poi non è andato in porto perché le bonifiche non sono state fatte. Ma rimane il punto interrogativo, ed è grave se così è, che un vice capo di gabinetto pagato dal contribuente con 73.000 euro di stipendio all'anno stesse agendo simultaneamente come procuratore d'affari per delle aziende private, perché solo nella vicenda sembra confermato da un fitto scambio di corrispondenza. Ora, se così fosse, noi riteniamo che questo vice capo gabinetto dovrebbe essere sospeso dall'incarico in attesa di chiarire, perché è giusto sentire anche la sua versione dei fatti, vanno sempre sentite le 2 campane, ma in queste condizioni non riteniamo che possa svolgere il suo ruolo se non dopo aver chiarito gli aspetti oscuri di questa vicenda. Poi è una storia un po' da film di Totò, se vogliamo, che provate a pensarci, volendo riassumere in estrema sintesi questa storia. Arriva, un po' come lo zio ricco d'America nei film di Totò, qualcuno che si propone di bonificare i pili e a cui simultaneamente, così perché è una coincidenza, il Comune di Venezia vende 2 palazzi di pregio, che diventeranno alberghi, perché i palazzi vengono venduti a questo imprenditore cinese col cambio di destinazione d'uso che ha in mano, approvato il 16 novembre 2017. Ora, questo imprenditore tutto contento si piglia 2 palazzi nostri, però le bonifiche ai pili non le fa e adesso sparisce, col risultato che gli intermediari, architetti e altri gli faranno causa per avere almeno le parcelle, i compensi a cui ritengono di avere diritto. Ma è una storia incredibile se ci pensiamo, chi ha gabbato chi? Se è vero che quello ipotizzato poteva essere, come vogliamo definire, uno scambio di favori, lo scambio non si è realizzato, quindi non c'è reato. Ma sicuramente c'è una situazione assolutamente comica o tragicomica, in cui l'imprenditore cinese che doveva bonificare i pili si è pigliato i 2 palazzi, le bonifiche poi non le ha fatte, e adesso probabilmente rivenderà uno dei 2 palazzi o entrambi, realizzando a sua volta una plusvalenza
perché il prezzo a cui è pagato probabilmente si presta anche alla lista delle plusvalenze. Questa è una situazione proprio da film di Totò. Grazie. Grazie a voi.